Ecco, proseguiamo la meditazione sul battesimo, perché abbiamo avuto questa grande grazia domenica scorsa di partecipare al battesimo di Gesù nel Giordano e di capire che questo fatto, questo grande evento, ha a che fare anche con la nostra vita, perché da questo battesimo di Gesù viene la possibilità del nostro battesimo. Uno dei padri della Chiesa dice che quando noi siamo battezzati, è l'acqua che ci santifica con la preghiera della Chiesa e l'infusione dello Spirito Santo. Quando Gesù si battezza, lui va nel Giordano, è lui che santifica l'acqua, perché lui è la sorgente dello Spirito Santo, della grazia. Ecco, di questo battesimo, che è un mistero grande, stamattina ricordiamo, diciamo così, il primo effetto, che è quello di farci uscire dalla dipendenza dal maligno. Ecco, senza la grazia di Dio e del battesimo, noi abbiamo una dipendenza dal male e attraverso il male dal maligno. Con il battesimo e lo Spirito Santo, Dio ci fa uscire da questa dipendenza e ci mette sotto le sue ali, sotto la sua signoria, sotto il suo amore. Ora, questa prima parte di liberazione dal male, nel rito del battesimo, è espressa nella prima parte con le rinunce. Si chiamano le rinunce del battesimo, che adesso io ricordo, e voi rispondete. Quando noi fummo battezzati, se eravamo piccoli, i nostri padrini e madrine. Se eravamo già grandi, noi stessi abbiamo dato queste risposte. Ci è stato chiesto dal ministro della Chiesa: rinunciate a Satana Rinuncio. e a tutte le sue opere Rinuncio. e a tutte le sue seduzioni. Rinuncio. Ecco, questa è la prima parte. Su questo meditiamo stamattina. Cioè, il battesimo c'ha una parte che ha a che fare con il male, con la liberazione del male, e tra gli effetti che ha è questo anche di purificarci dal peccato di origine, che è un peccato che noi non abbiamo fatto personalmente, ma che ereditiamo nel concepimento, nella nascita, perché ha segnato la condizione umana, dai progenitori è passato in tutti i suoi figli. Ecco, e quindi siamo soggetti ha una forza del male nella nostra vita, siamo soggetti, il battesimo ci sottrae a questo. Ora il male, avete visto le rinunce come sono spiegate, a vari livelli: rinunciate a Satana, rinuncio, rinunciate a tutte le sue opere, rinuncio, a tutte le sue seduzioni, rinuncio. C'è un'altra formula in cui si dice anche rinunciate al peccato per vivere nella libertà. Rinunciate a Satana che è origine e causa di ogni peccato, è lo stesso concetto, cioè la nostra liberazione dal male è liberazione dalla necessità del peccato. Senza la grazia di Dio noi saremmo illusi, sbaglieremmo la strada della felicità, perché il male spesso si manifesta sotto forma di bene, cioè ci fa illudere che troviamo la libertà dove non c'è. Cerchiamo la libertà e la felicità dove non c'è. Per cui è molto importante questa rinuncia al male, almeno come scelta. Poi il Signore ci aiuterà a capire dove c'è veramente la pace e la gioia per noi e dove non c'è, però nel battesimo già c'è una grazia di vincere il male. E il male a noi si manifesta in vari modi, diciamo. Adesso non facciamo una cosa troppo lunga, diciamo, ci sono le malattie, i mali psicologici, il male sociale della guerra, la povertà, eccetera, c'è la morte. Ecco, però tutti questi mali che sono alleati del demonio perché cercano di metterci contro Dio, di farci pensare che Dio non ci vuole bene. E, però tutti questi mali sono gli effetti
di un altro male, che è dire no a Dio. Il peccato, quando noi non ci fidiamo di Dio e non gli ubbidiamo, è il male più profondo ed è quello che crea la dipendenza dal demonio. Difatti si dice che il demonio è è peccatore fin dall'inizio, padre della menzogna ed è il signore di quelli che peccano. Perché nel peccato cosa avviene? Avviene non un male esterno a noi, come una malattia, una calunnia, un disastro economico, sono mali esterni. Nel peccato avviene un male intimo nella nostra vita, perché è la nostra intelligenza e la nostra volontà che va verso il male. È una scelta che faccio io. Per cui Dio non la può correggere senza la tua cooperazione, senza il tuo pentimento, senza la tua scelta di stare dalla parte di Dio, dalla parte del bene. Quindi tutto questo mondo del male cui noi abbiamo rinunciato e lottiamo contro il male, alla fine si riduce nel suo anello più stretto e più importante alla lotta contro il peccato, perché il peccato è il bandolo della matassa. Quando tu impari a evitare il peccato, quindi a dire di sì a Dio nella tua vita, sei salvo, la grazia del battesimo si sprigiona, fa i suoi frutti e poi anche gli altri mali che in parte rimangono, in parte sulla terra ancora rimangono dei mali. Noi abbiamo visto anche dei santi che hanno sofferto tantissimo, sono stati calunniati, a volte sono stati anche respinti dall'autorità della Chiesa per dei gravi errori, eccetera. Però gli altri mali, quando tu aderisci bene a Dio, diventeranno un paradiso aggiunto per te. Cioè Dio ti darà una forza interiore, un amore tale per cui quei mali, sopportati con pazienza, diventeranno una grande crescita nella tua capacità di amare. E un giorno, come è successo a dei santi di cui abbiamo testimonianza, benedirai il Signore anche per questi mali, per queste prove della tua vita. Ecco, quindi il nodo, diciamo, della nostra lotta contro il male e anche la sostanza della promessa del battesimo, quando abbiamo fatto le rinunce a Satana, le sue opere, le sue idee, si riduce soprattutto nella lotta contro il peccato, perché quello è l'anello più stretto. A volte io conosco persone che vengono da me che sono sempre preoccupate, che gli hanno fatto il malocchio, gli hanno fatto una fattura, che negli ascendenti ci sono delle cose storte. Sono tanto preoccupati di questo, ma non sono affatto preoccupati se loro lottano contro il peccato, se hanno o no dei vizi, se fanno delle cose che Dio dispiace. E sono troppo ignoranti, poverini, perché come uno che è spaventato, che può prendere il raffreddore d'estate e poi va in giro...